Marcello c'è sempre abituato a cose pazzesche, ma questa le supera tutte. Grazie. Com'è nata questa idea di aprire una galleria in questo posto e soprattutto perché una galleria? Allora, questo posto è di un mio amico Marco Urbano, la proprietà, quindi un giorno mi disse: Marcello, vieni a vedere dove io ho intenzione di mettermi ad abitare. Entro qua dentro e vedo questo spazio e dico: ma tu sei pazzo, ma che abitare qua? Questo è uno spazio perfetto per la cultura, per le mostre, per le installazioni, per tutto, come hai potuto vedere, Michela. Ed è veramente stata una scommessa e lui mi ha detto subito: ma perché no? Tanto io non ho fretta di venire a abitare qua, e io ho detto: vedrai che ti presento il progetto e mi dici se ti piace. E da lì sono passati 6 mesi, ti dico la verità, 6 mesi, dovevo aprire a fine dicembre, invece ho aperto adesso, però ce l'ho fatta perché lo spazio, come hai visto, è enorme. E niente, adesso sto cercando di coinvolgere tutte le istituzioni culturali della città e non, proprio perché gestire questo posto, tu sai, Michela, che ha dei costi inverosimili, quindi un ente piuttosto che appunto un ente ministeriale, eccetera, potrebbero prenderlo in considerazione, proprio per questo è stato il mio obiettivo. Poi l'altra scommessa è stata questa, sempre per conoscenze, tu sai, io lavoro nelle pubbliche relazioni, quindi quando mi hanno detto: abbiamo tantissimi quadri di Gagliardi, ho detto: una collezione privata, eccetera, ho detto sì, assolutamente sì. Quindi sono andato a prendermeli, li ho tutti catalogati, li ho rimessi a posto, e veramente come se fosse veramente dall'inizio alla fine l'ho curata questa cosa, insieme ad Antonio Gasbarrini, che poi ho avuto modo di conoscere, che non conoscevo, che veramente è benissimo predisposto per i giovani, per i ragazzi, quindi vedere quell'entusiasmo anche alla sua età mi ha fatto, ho detto: no, vabbè, vuol dire che io arriverò anch'io a quell'età così e voglio fare questo fino alla fine. Sarà uno spazio dedicato solo all'arte e alla cultura o si presterà anche ad altro tipo di eventi? Ma guarda, ti ripeto, uno spazio polifunzionale oggi sai benissimo, no? Che può essere un cinema, può essere un incontro, un reading, può essere qualsiasi cosa, nel senso, hai visto, io ho cercato di farlo funzionale, nel senso anche si possono prendere una sala, casomai non tutto perché è grande, si può fare una collettiva, si possono fare più eventi nello stesso momento, degustazioni, hai visto, ho organizzato pure un angolo bar proprio per, sempre attinente però al mondo culturale, cioè non un club piuttosto che uno spazio da vivere in più, dove appunto si può parlare, ci si può confrontare su tantissimi argomenti. Quanti metri quadrati è? più di 500 metri quadri, quasi 600.